a tutti, bentornati in un nuovo video. Io sono Susi, c'è anche Sharin che mi darà un po' Yay! di supporto morale. Sì, facilmente. Io comunque ho No, fornito l'idea. Ecco. esatto, ha fornito l'idea, quindi come al Ecco solito l'immagine, per vedo. dire che lei è il cervello, io sono il braccio, Esatto, dai braccio, l'avevamo già faccia. detto. E in più mi ha anche fatto questa cosa qua. Quindi, allora, partiamo col fatto. Fatto nel senso che Vabbè. avevo scannerizzato una delle carte che avevi comprato, ci ho Sì, messo una infatti scritta generica sopra adesso lo e spiego. via sta. Comunque l'hai fatto, diciamo Sì. che ecco. Quindi, Mi sono allora, spesa tanto a farlo, mancata questo proprio. è il primo video che faccio per far vedere come uso i prodotti che gentilmente mi hanno inviato il sito della BB Craft. Vi lascio sempre il bannerino che mi ha fatto appunto Shannon la volta scorsa, sia con il nome del sito e sia con lo sconto che ho per 2 anni per voi che seguite i miei video, di Lit 10, il 10% su qualsiasi importo. Quindi io tra le cose che ho scelto, se vi ricordate nel video che vi ho mostrate, c'era questo kit con le ali di farfalla. Allora, in teoria il kit prevede che siano fatti degli orecchini, però Oh, fai vedere sinceramente il foglio sì, illustrativo. l'avevamo già comunque fatto vedere Sì, così si bene. ricorda che c'era Ora non questo. so bene perché io girerò poi il video, lo capovolgerò perché adesso sto Lo vedrete registrando. dritto voi, noi non sappiamo Io com'è. però per metterlo dritto non so bene se lasciarlo qua adesso al contrario o girarlo dritto a sto No, lascia così punto. perché tanto se hai questo che. Che lo capovolgo. Non so bene, comunque spero che si veda perché veramente io quando faccio i video unboxing ho il cellulare davanti e io vedo cosa sto filmando. Ora ho il treppiedi sul tavolo qua davanti con il cellulare sopra la mia testa praticamente e quindi faccio fatica a vedere, poi oltretutto con la fotocamera davanti non è che Gira sia per la vedere che ci sono qualità. anche le istruzioni La su come qualità montare l'orecchino. sia Gira, gira, gira. la migliore. Comunque, le avevo già fatte vedere anche queste istruzioni. Comunque, sarebbe da montare a orecchino. Però, diciamo che appunto la fantasia non ha limiti. E noi, appunto, come avevamo spiegato nell'altro video, non possiamo portare orecchini perché i nostri pappagalli ce li Cioè, porterebbero via. orecchini tanto Orecchini vistosi. e orecchie ci porterebbero Sì. via direttamente così. Quindi, noi abbiamo dei semplicissimi cerchietti Da battaglia, come sì. si dice, non anomali, Anonimi. anonimi, grazie, anonimi, e quindi queste cose qui, anche se ci piacerebbe moltissimo portarle, non possiamo. Quindi, bando alle ciance, Shari mi ha dato l'idea di fare un segnalibro, dato che lei legge, ok, che legge parecchio in digitale Difficile ficcare sul segnalibri. Kindle, però ha anche moltissimi libri cartacei, ecco, e quindi un segnalibro le sarebbe piaciuto con appunto queste ali di farfalla che sono effettivamente molto belle. Io ora non vedo se mette a fuoco perché il mio cellulare ha sempre dei Non lo sapremo problemi, mai. non lo sapremo mai finché non editeremo il video. Comunque, li avevo già fatti vedere bene nell'altro video. E ovviamente loro sono arrivati con tutti i loro accessori, quindi gancetti, monachelle. Queste qui che credo che siano Farfalle, copri le perle, perline le anche ci sono. perline, esatto. Allora, io Io ho tutte userò. le dita piene di lividi per pappagalla, quindi. Sì, io pure. Oltre non solo per la pappagalla, ma anche per i miei sfoghi, sono sempre peggio. Adesso si stanno espandendo anche sotto, quindi che bello. Io adesso userò tutto quello che posso usare, diciamo tutto quello che si può effettivamente Abbinare a un segnalibro. attaccare a un segnalibro, perché non è che posso farlo diventare un albero di Natale. Quindi qualcosa che rimanga sul sobrio abbastanza. Ma in realtà anche la pallina attaccata così, non è Presumo, male. sì, presumo di metterci appunto la perlina con il copriperlina. Forse la farfallina se riesco. Ora devo decidere se mettere la perlina colorata o la perlina tinta perla, in pratica bianca. Ma questa qua adesso mi decidiamo sembra strada ancora un pochettino facendo. più tenue, Sì, quindi vediamo un po', se no perché è bianca, molto sullo shabby questo coso qua, che avevo comprato della stamperia tanti fogli.
per lo scrapbook e poi non li ho mai usati. Questi qua avranno veramente più di 10 anni. No dai, non così tanti. Ma insomma, abbastanza. Comunque se non 10-8, diciamo, che sono le prime cose che ho comprato. E poi sono sempre stati lì, nei cassetti. Ho cassetti pieni di carta che forse sarebbe il caso di iniziare ad usare. Ovviamente gli originali non si possono usare in questa casa perché c'è... Allora, la carabiniera qua. Non si possono usare finché non fai le copie. Esatto. Tu fai le copie fatte bene, intere, ecco, e allora poi puoi usare. E poi posso usarlo. Comunque, adesso stavolta abbiamo deciso di non usarlo, perché anche appunto perché è enorme, era troppo grande. Ridimensionato un esatto, foglio. Era troppo grande, quindi allora l'abbiamo passato nello scanner della stampante. Ha usato il programma per ridimensionarlo un po', me lo sono fatte stampare due, adesso comunque io ne userò sì, uno soltanto. Sì, perché magari stampa male. Esatto, più che altro per non sprecare il foglio, magari ci posso fare qualcos'altro per lo scrap. Si trova sempre la sistemazione più adeguata. Io userò soltanto una parte, ovviamente sarà piegata in due per fare una striscia, queste dimensioni, insomma dimensioni segnalibro. E cercherò di farvelo vedere un pochino più da vicino. Io non so, lo lascio così, poi giro tutto, capovolgo tutto a sto punto. Sì, tanto con la magia dell'editing. Esatto, perché sennò se io capovolgo e poi ricapovolgo anche il video diventi scema. Sì, effettivamente rischio che poi faccio vedere le cose al contrario, non va bene. Quindi, allora, mi sono fatta aggiungere la frase motivazionale perché generica, va di moda a livelli molto generica, follow your dreams. Stiamo sul generico, stiamo sul carino. E niente, mi piaceva proprio questa fantasia così tenue, così... E devo dire che la nostra stampante ha rispettato i colori, nonostante sia appunto di quelle stampanti che... Ok, c'è l'originale in giro. Insomma, sono di quelle, come si dice, l'ecotank, quindi che puoi stampare... L'originale. Ecco, questo è l'originale. Cioè, è proprio leggermente più chiara. Sì. Poco a poco, però... Quindi direi che è andata bene, essendo un eco tank che diciamo che sfrutta il fatto di poter stampare tantissimo perché comunque consuma niente. No, ma però poi magari l'ha anche scannerizzato più chiaro. Può essere, sì, può essere. Comunque, allora, bando alle ciance perché noi ci stiamo già perdendo. Quindi userò ovviamente una parte piegata in due, poi lo plastificherò. Che tutti questi futuri a me stanno... I futuri diventano ansi, giustamente. Lo plastifico, diciamo, perché adesso fra poco lo faccio, con i fogli della plastificatrice. E beh, ovviamente. Di solito. Con la plastificatrice. Vi faccio uno scoop. Vi faccio uno scoop di quelli proprio fantastici. Lo faccio con la plastificatrice. Sì, esatto. Ma dai. Sappi che poi questo lo possiamo buttare nella plastica. Evviva! Yeah. E ovviamente adesso devo ancora ritagliarlo. Poi faremo un buchino con il Fabuki, il signor Fabuki. No, signor Fabuki. L'abbiamo trovato oggi così per caso. Infatti ho detto, ma questo che cos'è, Shari? E dice, forse fai i buchi. Farai i buchi. Capita fagiolo, come si dice. Sì. E quindi faremo il buco, sperando di farlo centrato, ma prenderò un righello così almeno vado sul sicuro. Ma tu il buco lo fai dopo? No, che hai dopo. Però sì, ce la fa sto Fabuki a bucare la plastica? Ma penso di sì, secondo me sì. Proveremo, se no ci aggiusteremo in qualche modo. Perché se lo faccio prima comunque devo bucare lo stesso. La bandaglia, il coltello lo pianti così, non anche perché se lo faccio prima, poi comunque devo bucare lo stesso quello della plastificatrice, sì. Perché sennò il filo non però passa. Lo buchi a monte con qualcos'altro magari. No, è meglio provare a bucare tutto assieme, si fa una e prova e vediamo comunque. Poi nel buco ovviamente, perché se c'è un buco bisogna infilarci qualcosa, va bene. Volevo metterci questo... cordino, scusate, l'acqua tutta sciupone, sono l'una e mezza di notte passata, io tutto farina del tuo sacco. Sì, sì, sono io che sono veramente stanca. Allora, dicevo, questo filo, non è un cordino perché praticamente è di è tipo, un nastro, ecco, grazie, un nastro, non mi veniva, è un nastro di tipo tulle, tulle si dice, garza sembra quella da medicare, sì. Quindi tulle, aspetta, diciamo, io ho un buco nel dito, me lo sono medichi da sola, grazie,
non lo vedete, ma è non azzurrino. No, nel senso che non vedete bene fidatevi il colore. Fidatevi sulla parola. È azzurrino, anche se non sembra, sembra bianco, ma è azzurrino. Ovviamente è molto, molto bebè, come si dice, molto pastello. Sì, grazie, perché glu glu non riesco in fase di editing a toglierli. Ho fatto la pausa apposta, sì, sì, lo stesso. Ma tanto ti sono sentita. Allora, appunto, questo qua lo metterò in qualche modo. Pensavo appunto di metterci poi... Mi piace questa cosa, espresso pochismo. Questa cosetta qua, che non so esattamente il suo nome esatto, però è una cosa che si usa per la bigiotteria. Praticamente lo metterò qui, lo chiudo e qui mi rimane un gancetto. Quindi a questo gancetto verrà attaccato tutto il resto, quello che ci devo attaccare, quindi le foglioline, le perline, tutto quello che riesco a fare. Adesso foglioline? Perché ho detto foglioline? Quello è un altro kit, forse, non lo so. No, non ce l'ho le foglioline, non ce l'ho le foglioline. E volevo dire le ali di farfalla, perché effettivamente sono a forma di foglia, però effettivamente... Sono a forma di ali. Sono a forma anche di... vabbè. Ok, io ho preso queste qua perché ci sono comunque tantissimi colori veramente belli. Però questi sono quelli però chiare, questi secondo me sono quelli che si abbinano di chiaro, più. Chiaro. Esatto, c'è un rosino chiaro con un po' di azzurrino che poi richiama appunto il cordino. Anche se quello più carico, ma anche il nastro più carico non ce l'abbiamo. Esatto, e quindi niente, parto, quindi mi azzitisco, faccio partire una bella musica rilassante. E ci vediamo alla fine del video. Le heavy metal proprio una palla. No. La gente fa oh, sopra. No. Facciamo una cosa rilassante sia per voi che per me. E poi ci vediamo alla fine del video per i saluti.
Allora, eccoci qua, siamo giunti alla fine, dopo un'eternità, perché la plastificatrice non si scaldava, la taglierina non tagliava, per fortuna che Shari mi aveva fatto la doppia copia, perché così ho potuto usare l'altro, perché io prevedo questo è partito a tagliarmelo malissimo e quindi è andato leggermente storto. Quindi una taglierina non tagliava, l'altro che è la ghigliottina praticamente ha tagliato insomma, e quindi alla fine possono usare il taglierino normale, insomma una vicissitudine dietro l'altra. Comunque, plastificato l'abbiamo plastificato, abbiamo messo i ciondolini, quindi ho usato appunto la perlina, il copriperlina diciamo, o la congiunzione da perlina e perlina, poi un gancetto, la farfallina e le due ali, quella più piccola e quella più grande. Bello che ho indicato il contrario, esatto. Quella più piccola e quella più grande. Scusate, l'ora è tarda, sempre più tarda, perché ovviamente è passato un bel po' di tempo. Comunque, così è davanti e così è dietro, cioè dietro semplicissimo, solo la parte... parte dietro. Sì. Io vedo tutto strano, quindi non so bene che cosa sto inquadrando, perché le luci sono quelle che sono. E quindi eccoci qua, anche la voce se ne va. Quindi abbiamo preso un libro a caso, più o meno. Non è vero, caso, no? Ho visto che la copertina più o meno terminava. Io ho fatto la richiesta del Signore degli Anelli per fare la prova, però è qui, eh? Il vecchio Signore degli Anelli con signore... la vecchia traduzione, sì, guarda qua. Un pazzone. Però va bene, lei mi ha portato questa qui di Peter Pan, perché effettivamente ha la copertina molto cangiante, carina, bellina. Ci sono le strozze di belle dentro. Poi ci sono, sì, adesso io aprirò male, adesso mi urlerà qua, sicuramente. Oh, che bilino. Quando l'hai preso sto libro, scusa, di grazia, che non me lo ricordo. Guarda, guarda, guarda. L'ho preso alla Mondadori del... A Milano? No. No? No, la Mondadori che c'è qua, quella dentro... Ah, la stazione? No. No. Vado avanti. Mi sembra che sia sempre a Mondadori anche quella. Quella che c'è, sai dove c'è lo stadio? Sai il... ah, galleria. Lo stadio delle Alpi, lo stadio della Juventus, sì, sarebbe sai nell'area che c'è l'area 8. Sì. E dentro mi sembra che c'era la Mondadori. C'era sì, Mondadori, esatto. L'ho preso lì. È vero, non mi ricordo, è parecchi anni fa. Sì, sarà... dopo. Diciamo quando uscivamo ancora, quando avevamo ancora una vita sociale, potevamo uscire, quindi pare di 7 o 8. Infilo l'ho detto, fa vedere come è dentro. Allora, un libro. Proviamo il... Non si perde in chiacchiere. Il segnalibro. Quindi prendiamo la pagina a caso, mettiamo lì, così, e il ciondolino ciondola. Quindi io direi che... Poi non so se lo sto girando, se poi quando girerò il video metto le cose giuste, io non lo so. Quindi portate pazienza se vi ritrovate poi l'immagine al contrario. Io provo a lasciare così e giro poi direttamente tutto il video e vediamo. Quindi rimane così, non ho voluto farlo troppo lungo perché... Però effettivamente un pochettino no, più lungo, che, dici di no? È ben proporzionato. È proporzionato? Ok. Questo è il primo progetto che ho fatto con il kit... che mi ha inviato la BB Craft e che ho scelto. Ma abbiamo deciso di sfruttare. Secondo me sì, gli orecchini sono bellissimi, però anche questo fa la rende a fare qualsiasi cosa, fa è la bello, sua bella figura, sono effettivamente sì, sono belle queste ali fatte così e quindi secondo me vanno bene per qualsiasi cosa, da orecchini a portachiavi a stavo dicendo reggimensole, ma non so perché ti giuro che mi è venuto in mente reggimensole. E vorrei capire, adesso mi consulto un attimino e mi chiedo perché, poi ve lo farò sapere. Se qualcuno l'ha usato come reggimensole, fateci la foto. Fatemelo sapere, esatto. E quindi niente, adesso noi vi salutiamo, forse, speriamo, adesso provo a ritirarlo fuori così lo lasciamo ancora in bella vista. Magari facciamo anche la foto di copertina così. Ma a posto. Metti meglio il ciondolo così. Sì, poi lo sistemiamo lui, meglio. Il protagonista. Sì, sì, sì. Però non sono io la protagonista. No, tu no, mi spiace. Grazie. E si sta incastrando perché l'ho girato al contrario. Ecco. Okay. Voilà. Ce la faremo. No. Le. Olè. Ok. Allora. Lasciamo tutto così. Noi vi salutiamo. Ringraziamo la BB Craft, ringraziamo voi del supporto che ci date e
ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao! E poi ringrazio anche voi per la pazienza che avete sempre nel guardare i nostri video, le nostre sclerate. E mi fa piacere che comunque tra i commenti ci siano anche il fatto, cioè che ci dite che ci si diverte. Buonasera! Anche questo qui è il blooper, certo? Non sono il mio Google in fondo. Dicevo. E vabbè. Lo dicevi. Ah, e la tosse. Le cagate che tiro fuori. Comunque ce la farò a concludere questo video. Forse sì. Allora, dicevo che mi piacciono appunto. No, ci sono arrivata. Mi piacciono comunque leggere a volte dei commenti. Mi piacciono che italiano sto usando. Mi piace leggere i vostri commenti dove appunto ci dite che vi divertite, vi facciamo ridere, vi facciamo comunque addirittura uno che non ho mai sentito mentre vi fate scompisciare, ho detto va bene che ti ringrazio e va bene. Per noi va bene, è una cosa che ci piace, ecco, perché non vorrei mai annoiare, quindi preferisco far ridere le persone piuttosto che far annoiare le persone e che poi... O farle piangere. Oddio, farle piangere, spero di no. Cioè, preferisci? Posso raccontare qualcosa della mia vita, magari mi faccio anche piangere, però non lo farò. E quindi niente, vi ringrazio, i commenti mi piacciono tantissimo, mi fa piacere appunto riceverli. E quindi niente, io vi ringrazio, ve l'ho già detto 8 almeno volte. E niente, non ce la faccio. Ve l'ho detto almeno 8 volte. Sono dislessica, non lo so, per la mia età inizio ad essere dislessica. Non lo sono mai stata. Vorrei mettere citazioni di film comunque che. Tipo. Ragazzate subito quel mio segno. Beh. Ha osato cervare un ucciso da re. Quello è mitico, veramente, uno in calzamaglia, Robin Hood, è fantastico. Comunque citazioni a parte. No, tu sei diventato lì, cioè. Che saluti, anzi, lo so, ma sono così. Quindi, se riesco, vi saluto alla fine del progetto, se no ve lo mostro così come viene e ci sentiamo e ci vediamo soprattutto al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!